Eurobasket 2017, Ungheria con onore, ma la Serbia passa agevolmente, 86-78. Come da previsione, la Serbia supera l'Ungheria nella prima gara ed eliminazione diretta di Eurobasket 2017. Partita più ostica del previsto per i serbi, a cui è necessaria l'accelerazione nel terzo quarto, chiuso 21-12, con lo sprint difensivo, per chiudere la contesa. Brillante il solito Bogdanovic, 17 punti e 6 assist, sorpresa Kuzmic con una doppia-doppia da 17 punti e 10 rimbalzi in 20 minuti. Nell'Ungheria si nota Pearl, top scorer assoluto con 22 punti, insieme ai 15-4-6 dall'arco, di Ferenc. Ora, per la nazionale di Djordjevic, c'è l'Italia. È subito sfida di triple in apertura tra Alen e Lucic, prima che Jovic e Kuzmic, brillantissimo con un gioco da 3 punti ed una schiacciata ispirata da Bogdanovic, trovino il primo allungo della partita. Marjanovic sfonda la linea della doppia cifra di distacco, Bogdanovic ferisce in penetrazione e la Serbia sembra già avviarsi al traguardo, ma l'Ungheria dimostra una grandissima forza d'animo. Keller trova la schiacciata, Ferenc fa centro dall'arco, ma soprattutto la difesa maiuscola riesce a congelare i realizzatori avversari. Sul 16-8 sale in cattedra Pearl, con 4 punti consecutivi andando sulla mano sinistra e chiudendo vicino al ferro prima di lasciare andare, in transizione, l'assist per la schiacciata di Eilingsfeld. A rispondere è Kuzmic, ma l'Ungheria ha preso il ritmo e riesce a rimanere a contatto nel finale, con Vojvoda, prima del tap-in ancora di Kuzmic, già a quota 11 quando la prima sirena suona sul 24-16. Keller trova subito 4 punti da sotto in apertura di secondo quarto, ma Bogdanovic spinge sull'acceleratore, uscita dai blocchi e tripla a bersaglio. Si rinnova la sfida per il Kuzmic, ed entrambi continuano a trovare la retina con continuità. La magia in rovesciata di Lucic interrompe una siccità, merito dell'elevato livello difensivo di entrambe le squadre, della durata di un paio di minuti. Nel finale, però, le bocche da fuoco si riaprono, l'Ungheria trova 6 punti consecutivi, poi è un botta e risposta, Marjanovic, Bogdanovic e soprattutto McVan, con la tripla A centrale, provano l'allungo, ma arrivano i canestri di Krauzic a rimbalzo offensivo e di Pearl, ancora brillante dall'arco. Meno 6 che diventa meno 4 con un altro layup del lungo del Partizan. Nel finale la Serbia arriva benissimo al ferro con diversi interpreti, tra cui un super Bogdanovic, ed il primo tempo si chiude sul 48-41. La rovesciata di Pearl inaugura il terzo quarto degli ungheresi, ma la Serbia sembra non voler lasciare margine agli avversari, Bogdanovic mette dentro un'altra tripla, Kuzmic trova McVan sul perimetro per il più 11, poi Jovic centra e layup in transizione su palla rubata. Inevitabile, dunque, il timeout di catechizzazione per Jovic. Al rientro, però la musica non cambia, Marjanovic fa sentire la stazza appoggiandosi al tabellone, mentre Jovic si ripete rubando un'altra palla per la scorrazzata in campo aperto, è 62-45 e più 10 di parziale in meno di 5 minuti. Ancora il solito Pearl firma il rientro ungherese con 4 punti consecutivi nel parziale di 7-0 inaugurato da Ferenc. Un collasso difensivo costa carissimo agli uomini di Jovic, Jovic fallisce libero per il gioco da 3 punti dopo aver battuto lo stesso Ferenc, ma il rimbalzo è ancora serbo e Kuzmic lo trasforma in una schiacciata.
69-53 e Serbia in controllo alla penultima sirena. Nel quarto quarto però gli ungheresi battono ancora un colpo, parzialone di 9-0 timbrato ancora una volta da Ferenc, con il 2-2 dall'arco inframmezzato da un'altra tripla, stavolta di Vojvoda. Costretto al timeout dopo una palla persa dei suoi Georgevic, ma al rientro arriva ancora un recupero ungherese, a fermare l'emorragia è una perla, in penetrazione, di Bogdanovic che lancia la schiacciata di McVan. Perl mantiene i suoi a contatto con un paio di penetrazioni, ma la Serbia, sulle spalle di Marjanovic, riesce a trovare la forza per tornare in doppia cifra di gap. Il palleggio arresto tiro di Eilingsfeld vale il 78-67, prima di una spettacolare azione di Zoltan Perl, il classe 95 conferma di essere per distacco il migliore dei suoi inchiodando McVan con una stoppata in rientro e trovandosi due punti dalla lunetta dopo la transizione. Dittmann mantiene il meno 9, ma c'è ancora Marjanovic a far male con il post bassissimo. L'Ungheria dimostra però estremo attaccamento a questa competizione con la tripla che tiene ancora tutto in gioco, ma gli avversari non smettono di segnare e l'epilogo è già segnato, 86-77 per la Serbia che conquista il suo posto ai quarti, dove affronterà l'Italia.